Oggi vi voglio presentare le nuove idropulitrici della Stihl a batteria. Una cosa interessante che ha colpito anche me è che queste idropulitrici sono sviluppate in orizzontale, non in verticale, quindi sono macchine molto compatte, molto piccole, possono essere ricoverati in spazi molto diciamo ristretti e quindi può essere anche diciamo una comodità per chi la porta in viaggio, che la deve utilizzare durante gli spostamenti. Tenete presente che sviluppano una notevole pressione perché la AK sviluppa 100 bar di pressione, cioè la macchina che utilizza la batteria AK sviluppa 100 bar di pressione in fase di lavoro, quella che invece utilizza la batteria AP 125 bar. Quali sono le autonomie che possono avere queste idropulitrici? Se io utilizzo sulla REA 60 che funziona con il sistema AK, quindi batteria K30 o AK30S, l'autonomia varia dai 12 ai 25 minuti in funzione della pressione che gli chiedo. Per quanto riguarda l'autonomia per la REA 100 che funziona con il sistema di batterie AP, in questo caso è consigliabile avere la P300S, l'autonomia varia dai 14 ai 45 minuti, sempre in funzione della pressione alla quale la mantengo. Abbiamo 6 metri di tubo per la AP, il tubo quello dove aggancio la lancia, e 5 metri in quello per la K. Hanno anche l'avvolgitubo. Ho un altro accessorio che è molto intelligente, che adesso pian pianino vedo che lo stiamo mettendo su diverse macchine, diverse idropulitrici della Stihl, e che è un ugello integrato, cioè questo ugello ha al suo interno 3 ugelli, quindi posso avere sia una pulizia più aggressiva e più profonda, posso avere la distribuzione del prodotto per fare la pulizia e posso avere anche l'ugello a ventaglio. Ho la possibilità anche di utilizzare del detergente e non faccio altro il detergente di andarmelo a pescare con un tubo direttamente dal fianco. In pratica vado ad immergere questo nella mia tanica di detergente e vado a prelevare il prodotto che mi interessa e distribuirlo, quindi anche questa è una soluzione molto intelligente. Anche su queste idropulitrici è consigliabile utilizzare i prodotti della Sonax fatti appositamente per Stihl, da questo grande gruppo specializzato nella produzione di detergenti. La macchina è costruita con il corpo della macchina in alluminio e il pistone in acciaio inox. L'altro aspetto interessante è che io posso fare attraversare anche l'acqua fino a 40 gradi. Significa che in presenza di uno sporco un po' ostinato, c'è la possibilità di avere l'acqua un po' tiepida, un po' calda, il risultato sarà maggiore. Ma vi dico questo perché non tutte le idropulitrici sono predisposte costruttivamente per sopportare temperature un po' alte. Vanno a integrarsi con le linee che uno potrebbe già avere e a questo punto buona pulizia a tutti. Ciao!